A Chiaravalle il primo raduno ciclistico. Oltre 50 persone, tra adulti e bambini, hanno partecipato al primo raduno ciclistico della città di Chiaravalle, un evento voluto dall'assessore allo sport Isabella De Masi. Una vera giornata di sport che ha visto anche la partecipazione del sindaco Domenico Donato e del dirigente scolastico Saverio Candelieri. Inoltre, oltre alla degustazione del tartufo di pizzo nel piazzale del liceo scientifico, c'è stata l'animazione per i bambini a cura dell'associazione Tadadè e a conclusione dell'evento gli organizzatori hanno rilasciato un attestato di partecipazione. Allora siamo con l'assessore di Chiaravalle, l'assessore De Masi, assessore allo sport, e quindi stiamo già organizzando questa bellissima estate, insomma, ecco, come tutte le altre volte, tranne i 2 anni di pandemia. Allora si inizia con il primo raduno città di Chiaravalle, quindi parliamo di questa manifestazione a carattere ciclistica. Sì, abbiamo deciso di ricominciare le manifestazioni estive proprio con il primo raduno città di Chiaravalle Centrale rivolto al ciclismo, anche perché ci sono state molte manifestazioni in passato e quindi è giusto ricominciare da qui, da questa tradizione, anche perché i 2 anni di pandemia sono stati duri per tutti e quindi abbiamo pensato ad uno sport proprio per bambini e adulti. Il ciclismo è uno sport che comunque è sano, divertente, che può essere praticato da tutti. Uno degli sport all'aria aperta più salutari ed emozionanti, in cui ci si può dedicare in qualsiasi periodo dell'anno. Quindi ci saranno in contemporanea quasi due manifestazioni, una, diciamo, una per gli adulti e un'altra per i bambini, uno slalom per i più piccini. Sì, i bambini tra poco partiranno con 1 chilometro più o meno di passeggiata libera e poi qui nel Piazza Liceo abbiamo organizzato degli slalom e dei circuiti appositi per loro. Naturalmente non sei stata da sola a organizzare questo, quindi vogliamo ringraziare qualcuno che ti ha dato una mano d'aiuto. Sì, ringrazio il mio gruppo, tutta l'amministrazione comunale, ringrazio la polizia locale per l'ottima organizzazione durante il percorso ciclistico degli adulti, la Blue Line e i carabinieri. Che volete? Il sindaco di Chiaravalle si gusta questa bella manifestazione assieme all'assessore allo sport, c'è la partecipazione di moltissimi ragazzi. Vabbè, una giornata importante per Chiaravalle, il primo raduno ciclistico in città di Chiaravalle Centrale, e un plauso al mio assessore, l'ho voluto fortemente e dobbiamo dire, ora che la manifestazione volge al termine, ben riuscito. Partecipazione da parte sia dei bimbi che da persone più grandi, e una giornata, diciamo, che Chiaravalle mancava e devo dire di essere veramente soddisfatto. Ecco, queste sono quelle iniziative che chi ci crede e le porta avanti danno lustro alla nostra città. Molte volte si è più che altro negativi, non si è propositivi e quando ci stanno anche iniziative del genere vengono delle volte più che altro criticate. Non è una cosa bella per la nostra città perché le cose belle devono essere vissute. Non c'è colore politico quando si porta avanti un solo interesse e il nostro interesse della mia amministrazione, dei miei assessori, è sempre solo la crescita della nostra Chiaravalle e lavoriamo, abbiamo già lavorato e continueremo a lavorare per Chiaravalle e per il bene della nostra città. Quindi siamo già all'inizio, quindi con diverse manifestazioni, naturalmente per quest'estate continueranno con le altre manifestazioni. Sì, noi inizieremo fra qualche giorno con la presentazione anche della mostra che ci sarà di arte a Chiaravalle, una mostra voluta fortemente anche dalla Consulta della Cultura, dove continua fortemente questo percorso tra la Consulta della Cultura e l'amministrazione comunale. Quest'anno si riparte, 2 anni di fermo non voluti dall'amministrazione comunale, perché purtroppo abbiamo vissuto il Covid, il lockdown, e oggi finalmente si riparte. E Chiaravalle pensa di poter ripartire alla grande con delle manifestazioni. Non scordiamoci però che le manifestazioni si pagano. Noi abbiamo solamente un piccolo contributo da parte della Regione Calabria, tutto il resto sono iniziative volute dall'amministrazione. Però ripartiamo e l'invito ai cittadini di Chiaravalle è quello di partecipare e a chi invece fa solo ed esclusivamente obiezione su qualunque tipo di iniziativa di smetterla e di essere invece partecipe, perché a Chiaravalle si fa così tanto perché la cultura che noi abbiamo puntato nel tempo, anno dopo anno, ha sempre di più offerte e lo abbiamo visto anche con le scuole, lo stiamo vedendo con le manifestazioni e sempre più
Chiaravalle è incisiva l'azione che stiamo portando avanti. Quindi dico, siamo propositivi e cerchiamo di parlare bene della nostra città, perché? Perché questo ci fa crescere tutti quanti. L'assessore è soddisfatto della giornata di oggi? Sì, moltissimo. Ringrazio tutti i partecipanti. Grazie. Aspetta, ciao.